Un po' con chiusa questa introduzione, questa panoramica introduttiva, iniziamo invece con un'analisi un po' più dettagliata dei principi, una presentazione più dettagliata dei principi fondamentali del diritto d'autore, partendo dalla nostra legge, dalla legge italiana, diciamo, leggendo insieme alcune norme. Vedete che la nostra legge è quella indicata, la legge 633 del 1941. È la legge attualmente in vigore, ovviamente non è rimasta uguale a se stessa dal 1941, è stata più volte oggetto di modifiche, di novelle, di riforme, quindi nel senso è una legge che funziona, nonostante sia di impianto ancora un po' antico. E questi, l'articolo 1 e 2 che vediamo in queste prime slide, ci rispondono alla domanda che trovate nel titolo, cioè che cosa tutela il diritto d'autore, cioè di cosa si occupa davvero il diritto d'autore. Perché se abbiamo già confusione su quello, non andiamo da nessuna parte. Quindi dobbiamo chiarire un attimo, definire il seminato entro il quale ci stiamo muovendo. Dice l'articolo 1 che sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Vedete che già in queste prime 3 righe. Il legislatore ha fatto l'elenco delle principali forme di creatività dell'essere umano, no? Quindi, testi letterari, musica, arte figurativa in senso lato, fra cui c'è dentro anche la grafica multimediale, ad esempio, che è la nuova forma di creatività di oggi, l'architettura, il teatro, la cinematografia, e poi dice qualunque sia il modo o la forma di espressione, quindi lascia anche abbastanza campo aperto alla reinterpretazione di questo elenco. E poi il comma, il secondo paragrafo, diciamo, è già sintomo di una modifica rispetto al 1941, perché come vedete parla di software e parla di banche dati, quindi aggiunge i programmi per l'elaboratore e le banche di dati. Ovviamente nell'ambito dell'attività didattica forse ci interessa di più le opere più classiche, quindi le prime tre, no? Letteratura, musica, arte figurativa, ma perché no? Cioè, anche il software in realtà, in tutte le lezioni di informatica e che hanno a che fare con la tecnologia, perché no? La cinematografia, perché no? Il teatro, quindi in realtà comprende tutto. Quello che mi interessava mettere in luce in questa slide è la parte rossa, cioè l'oggetto del diritto d'autore sono quelle quattro parole. In rosso, opere dell'ingegno di carattere creativo, cioè opera dell'ingegno è l'opera creativa, possiamo dire più genericamente, opera dell'ingegno umano, e carattere creativo è il requisito che la legge richiede affinché scatti la tutela, quindi deve esserci un almeno minimo carattere creativo, cioè non è tutelato una cosa che è, ad esempio, la riproduzione pedissequa di qualcosa che è già stato fatto da altri, perché anche se l'ho fatta io, anche se ci ho perso delle ore, io non ho fatto altro che riprodurre, copiare quello che è già stato fatto da altri, quindi deve esserci l'attività creativa vera. L'articolo successivo, come vi dicevo, risponde in realtà alla stessa domanda, cioè non fa altro che diciamo dettagliare meglio l'elenco che è già stato fatto nell'articolo 1 e scompone le varie forme di opere, le varie categorie di opere dell'ingegno in 10, vedete, in 10 punti. Quindi abbiamo a che fare con 10 categorie delle cosiddette opere dell'ingegno. Le prime 7, quelle che vedete in questa slide, sono quelle previste già dal legislatore del 41, e il secondo punto, cioè il secondo pezzo di norma, la seconda parte, è invece frutto di aggiunte successive, perché ovviamente sono quelle dovute poi all'evoluzione tecnologica. Il legislatore 41 aveva pensato a questi 7, cioè l'opera letteraria, il punto 1, che è l'opera letteraria, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto sia in forma scritta quanto sia in forma orale. Attenzione, perché anche quella che sto facendo io adesso è un'opera letteraria. Cioè, io sto parlando a braccio di fronte a un computer, però se questo poi, questa mia esposizione viene sbobinata, come si usa dire, a parte che adesso ormai viene fatto in automatico, Google, se aggiungono i sottotitoli, ha già tirato fuori più o meno il testo, con qualche errore, però il testo di quello che io sto raccontando, quello è un'opera letteraria di cui io ho i diritti. Okay? Quindi anche le vostre lezioni che fate in aula, che vengono poi magari registrate, quelle sono opere letterarie, se vengono poi trasformate in testo. Le opere, le composizioni musicali con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale,
le opere coreografiche e pantomimiche, le opere della scultura, pittura, arte del disegno, incisione e arti figurative similari, compresa la scenografia, il punto 5, i disegni e le opere dell'architettura, il punto 6, le opere dell'arte cinematografica muta o sonora, e le opere, il punto 7, le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia. Quindi vedete, fino a qua poteva arrivare la fantasia di un legislatore del 41, poi pian piano sono arrivate nuove forme di creatività, no? Quindi il punto 8 è stato aggiunto nel 92 e riguarda il software, i programmi per il laboratorio, e il punto 9 riguarda le banche di dati, è stato aggiunto nel 96, e il punto 10 invece riguarda le opere del cosiddetto design industriale, che è stato aggiunto nel 2001. Queste tre nuove forme sono figlie di tre diverse direttive europee, nel senso che da quando c'è poi stato il processo di integrazione europeo, la materia della proprietà intellettuale è diventata di competenza dell'Unione Europea, quindi le decisioni più importanti in materia di copyright, come anche di marchi, di brevetti, vengono quasi sempre prese a quel livello e i legislatori nazionali ricevono poi la famosa, cioè hanno una direttiva da implementare e decidono poi a livello nazionale come adottarla, come recepirla, si dice tecnicamente. Queste sono tre forme di creatività appunto inserite sull'onda e sulla spinta di tre direttive europee diverse. E quindi capito, cioè, se abbiamo a che fare con qualcosa, con un oggetto che non rientra in questi 10, ci deve suonare un campanello d'allarme, cioè può essere che quindi siamo fuori dall'ambito del diritto d'autore, a meno che ci rientri comunque, anche se non è in questo elenco espressamente, perché c'è qualunque ne sia il modo, la forma di espressione, no? L'esempio che ho fatto prima, cioè le opere della grafica multimediale non sono citate, però rientrano indirettamente nel punto 4, cioè le arti figurative similari, okay? Perché non è disegno vero, è un disegno, è una forma di creatività più legata al digitale, però comunque rientra indirettamente, grazie a quelle tre parole, rientra anche lui sempre in questo punto 4. Giusto per togliere eventuali leggende metropolitane, questa è una delle principali leggende metropolitane, è quella che il copyright tutela le idee, il diritto d'autore tutela le idee. Attenzione, nel senso che non è vero. Cioè, il diritto d'autore non si occupa in realtà di idee, perché l'idea è troppo astratta per essere oggetto di tutela. L'idea è, vedete, al massimo tutelata da qualcosa che è più simile al brevetto, cioè al brevetto per invenzione, che però appunto non agisce sull'idea astratta, agisce sull'idea quando viene, quando diciamo è destinata ad un'applicazione industriale e quindi è invenzione industriale, risolve un problema tecnico. L'idea, la semplice idea di avere, non so, in mente una trama per un romanzo, quella roba lì non è ancora, non assurge ancora al livello di opera dell'ingegno perché non è stata ancora espressa formalmente. Okay, quindi non è ancora oggetto di tutela. E infatti dice l'articolo 9 dei TRIPS, TRIPS è uno dei principali trattati internazionali in materia di diritto della proprietà intellettuale, quindi più o meno questa regola ce l'hanno tutti gli stati industrializzati che hanno aderito al trattato, dice che appunto la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee oppure i procedimenti, i metodi di funzionamento e i concetti matematici in quanto tali. Questa cosa non è da poco perché vuol dire avere la possibilità di fare di occuparsi dello stesso argomento, di esprimere gli stessi concetti, ma in modo diverso, senza avere il pericolo e il pensiero che un altro autore venga a dirci che abbiamo violato il suo copyright. Faccio un esempio su me stesso, no? Cioè, se l'anno prossimo Alberto Panzarasa decidesse di far fare un corso su questo argomento, ma non più a me, ma a un altro docente, a un altro avvocato che si occupa di proprietà intellettuale, è molto probabile che gli argomenti sarebbero, gli argomenti sarebbero sicuramente gli stessi, perché alla fine la materia è materia giuridica, capite? E quindi tendenzialmente le sue slide non sarebbero poi così diverse dalle mie. Ciò nonostante, ognuno avrà
il suo modo di esporle, avrà usato una grafica diversa, avrà usato che ne so, un ordine anche degli argomenti, cioè li avrà disposti in modo diverso. Ok? Ciò non toglie quindi che ognuno abbia un copyright sulla sua presentazione, sulla sua lezione e che non vada a sovrapporsi, a disturbare il copyright dell'altro. Soprattutto appunto quando parliamo di materie che sono molto, molto, come dire, standard, uguali a se stesse, no? Cioè, finora queste mie slide le hanno presentate 4-5, cioè non hanno fatto altro che, lo dico molto umilmente, che copia e incollare, cioè riprodurre delle norme giuridiche, quindi non penso di poter vantare chissà quali diritti d'autore finora. Poi, vabbè, se prendiamo tutta la presentazione insieme e poi ci aggiungiamo il mio commento sotto, allora ecco, comincia a cambiare la situazione. L'esempio del concetto matematico è abbastanza evidente, no? Si usa dire che la matematica non è un'opinione, non a caso, perché la matematica tendenzialmente è uguale a se stessa probabilmente anche da molti secoli, e ciò nonostante libri di matematica ne abbiamo n.000, no? Cioè io vado in una libreria e non è che dico mi dia un manuale di matematica, devo dirgli quale manuale, per quale scuola, che autori, quale edizione magari, perché è stata cambiata, è stata aggiornata. Capite? Quindi di manuali di matematica ne abbiamo tanti, i concetti che ci sono in essi espressi e spiegati sono sempre gli stessi, però cambia molto a volte, non so, le esercitazioni con cui gli autori del libro hanno spiegato e hanno mostrato alcuni passaggi della matematica, oppure gli esempi utilizzati, la grafica, l'ordine degli argomenti. Allora lì sì che si comincia a rilevare del diritto d'autore. Caro suo concetto, quindi tolto il dubbio che il diritto d'autore non si occupa di idee astratte, ma si occupa di opere, cioè di come un'idea è stata espressa, arriviamo a un'altra leggenda metropolitana che volutamente ho lasciato bianca, cioè faccio la domanda e vi lascio qualche secondo di thriller per potervi dare una risposta. Cioè, come acquisisco il mio diritto d'autore? Cioè, io sono creatore di una di quelle 10 cose, divento autore di un brano musicale, autore di un testo letterario, autore di un video, non so, di una fotografia. E come faccio a diventare, come divento titolare del diritto d'autore? Quindi la domanda, attenzione, è molto precisa, l'ho messo in rosso volutamente il verbo, come si acquisisce il diritto d'autore sulle proprie creazioni? Provate a pensarci, perché io normalmente ottengo, adesso cioè non c'è bisogno che mi date le risposte perché sennò diventa poi un po' ingestibile, però datevela voi una risposta. Normalmente io ottengo 2 o 3 risposte standard quando faccio questa domanda, fra cui, vabbè, soprattutto quando faccio corsi per i musicisti, la principale risposta che mi arriva da loro è registrando la mia opera alla SIAE. Questa è la risposta abbastanza standard che ottengo quando faccio questa domanda ai musicisti. Altri mi rispondono depositando l'opera, se non alla SIAE, presso qualche altro ufficio, che sia l'ufficio copyright, l'ufficio brevetti, non lo so. Altri invece mi rispondono al contrario, non devo fare nulla, basta che dico che l'opera è mia e quindi automaticamente ho il diritto. Capite che sono 2 risposte molto opposte, cioè molto diverse l'una dall'altra. Cioè, una prevede che l'autore debba recarsi presso un ufficio, fare qualcosa comunque per ottenere il diritto d'autore, l'altra invece è esattamente il contrario, prevede che l'autore non debba fare nulla e per una sorta di automatismo abbia i diritti. Alcuni c'è una risposta intermedia che è però poco sensata, è quella per cui alcuni mi rispondono: ottengo il mio diritto d'autore facendo un contratto di edizione con una casa editrice. Risposta che non ha molto senso se ci pensate, perché è proprio logicamente si avvita su se stessa, possiamo dire, perché se io sto facendo un contratto con una casa editrice è perché ho già il diritto d'autore da cederle. Cioè, la casa editrice in quel contratto ci fa proprio cedere il mio diritto d'autore, quindi non può essere il contratto che fa nascere il diritto d'autore. Al massimo il contratto lo trasferisce il diritto d'autore. La mia domanda è come lo acquisisce il diritto d'autore l'autore, cioè la persona che crea. Vabbè, ad ogni modo, queste potrebbero essere le 3 risposte. La risposta corretta è invece questa, cioè una delle tre in realtà. Vince la gara colui che risponde, che ha risposto, coloro che hanno risposto, che il
che non deve fare nulla l'autore, che l'autore non ha alcune formalità, alcuni adempimenti da compiere per poter avere il diritto d'autore. Lo dice l'articolo 6, cioè il titolo originale dell'acquisto del diritto d'autore, è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Quindi vedete, è semplicemente come dire, una sorta di diritto naturale, cioè si acquisisce con l'atto della creazione perché la legge riconosce che, abbiamo già detto prima, che sia sufficiente il carattere creativo per far nascere, per far scattare il diritto. E allora voi rimarrete lì un po' interdetti perché direte: sì, ma come faccio però a dimostrarlo? Ma come faccio a dimostrarlo? È un'altra domanda. È una domanda diversa da come faccio ad acquisirlo. È una sfumatura un po' da giuristi questa, lo capisco, però non è da poco, perché uno è il piano sostanziale, l'altro è il piano probatorio. Qua siamo su un altro piano che è quello del poter dimostrare, che a volte non è necessario, nel senso che il dimostrare emerge, è un problema che emerge solo quando qualcuno mi contesta qualcosa, cioè se un autore, un altro autore mi contesta la paternità di una mia opera, cioè lui sostiene di averla fatta lui, allora sì che viene fuori il problema della necessità di una prova di paternità. Ok? E quindi ecco che qua non ho, se notate, non ho una norma, non ho fatto il copia e incolla di una norma in questa slide, ma ho semplicemente diciamo, messo una icona un po' anche graficamente un po' spartanotta, cioè un calendario che vedete qua a destra, che vuole rappresentare il passare del tempo, cioè il fatto che io riesca a dimostrare di essere titolare, cioè di essere in possesso, diciamo, di una copia dell'opera in una data anteriore a quella degli altri. Questo è il concetto, cioè è una questione logica, anche qua più che giuridica, cioè la legge non ha dato una regola generale, è che a rigore di logica chi riesce a portare una prova con una data certa prima di altri, tendenzialmente sarà il titolare dei diritti. Su come si può dare una data certa ai documenti, qua potremmo aprire in effetti un po' di capitoli vari, non possiamo andare molto ad un livello di dettaglio, lasciatemi solamente dire che in alcuni casi, ad esempio, non è nemmeno necessario darsi da fare, perché in realtà la data certa ce l'abbiamo già, cioè implicitamente. Pensate ad esempio se partecipate a un concorso non so, con i vostri alunni, partecipate a un concorso per un bando, quindi una cosa che ha un'evidenza pubblica, no? Quindi c'è in un archivio, in qualche protocollo, ufficio protocollo di qualche ministero, di qualche ufficio regionale, ufficio scolastico regionale, c'è da qualche parte una prova dell'esistenza di che ne so, di quel video, di quella presentazione a slide prima di altre. Oppure uno studente che fa la tesi di laurea e deposita la tesi di laurea nella segreteria studenti che deve protocollare il documento e tenerlo in archivio per tot anni. No, quindi in alcuni casi la prova di data certa c'è, come dire, quasi, quasi automatica, quasi implicitamente. In altri casi sì, può essere invece più prudente farsela una prova di data certa, cioè costituirsela da noi. Ad esempio, già l'autoinvio di una PEC, la posta elettronica certificata, che è quella posta elettronica che fa appunto fede anche sulla data dell'invio e dell'avvenuto ricevimento, che ricrea, diciamo, ricrea in digitale l'effetto della raccomandata con ricevuta di ritorno, quello può essere uno strumento, non è molto pratico, lo ammetto, perché se devi mandarti un video di 2 gigabyte su una PEC vi sfido a farlo. Ci sono altri servizi che fanno però che vi fanno questo lavoro, cioè mettono una data certa su un file e ve lo rispediscono sostanzialmente. Ci sono dei servizi online, uno è Patamu, l'altro si chiama Safe Creative, li trovate comunque in rete, sono non proprio gratuiti, ma quasi, nel senso che con pochi euro vi danno una serie di li chiamano marcature temporali, cioè una serie di metadati che si possono inserire nei file, che loro inseriscono nei file e che poi voi tenete, vi salvate in modo tale che in caso di una contestazione potete tirar fuori, potete mostrare e lì c'è la data. Ok, però ecco, vi invito a non ossessionarvi con questo passaggio, cioè non è che adesso per tutti, non so, uno che ha un blog o uno che ha una pagina Facebook, adesso per ogni cosa che scrive deve farsi l'autoinvio, deve farsi, cioè è una,
più che altro una precauzione in più nel caso in cui ci sia la concreta possibilità, il concreto rischio che qualcuno vi usurpi la paternità, se no tendenzialmente si può fare anche a posteriori, cioè io l'ho visto fare, ho difeso clienti facendo l'avvocato che hanno poi, non so, usato anche dei testimoni, hanno usato le semplici email in cui ci si scambiava del materiale, hanno fatto vedere il video di una conferenza, facendo vedere che c'era una proiezione di un video, quindi di modi per dimostrare l'anteriorità ce ne sono vari, i giudici poi valutano di volta in volta quali ammettere, quindi adesso non ossessioniamoci con un unico e rigido modo per farlo. L'importante è, ecco, che non vi confondiate i due piani, cioè che pensiate che senza aver fatto queste cose non avete il diritto d'autore, perché è esattamente il contrario. Il diritto d'autore nasce automaticamente, però ecco, questo concetto ha una conseguenza non da poco, che, e adesso ci arriviamo, che diciamo che è una conseguenza anche qua logica, cioè se c'è un diritto d'autore che nasce automaticamente, vuol dire che tutti i contenuti che io trovo sono sotto copyright. Cioè, tendenzialmente c'è sempre un copyright, questa è una frase che dovrebbe rimanervi in testa. E quindi, salvo alcune situazioni particolari, oppure salvo che la situazione in cui l'opera è caduta in pubblico dominio, e dopo vi spiego cosa significa, quindi quando sono scaduti questi diritti, però tendenzialmente se un'opera l'ha fatta qualcun altro, vuol dire che questo qualcun altro ha dei diritti, e io questi diritti li devo rispettare. Quindi toglietevi dalla testa la leggendona metropolitana secondo cui se una cosa si trova su internet allora la può usare liberamente chiunque, perché non è così. Se è su internet è perché è semplicemente stato scelto internet come mezzo di comunicazione, ma devo tendenzialmente chiedere il permesso. Poi vi farò vedere che appunto la situazione per fortuna non è così rigida, ci sono dei margini d'azione, ma la regola effettivamente è che ci sia sempre un copyright da parte di colui che l'ha creato. Andiamo ad un livello di dettaglio adesso ancora maggiore, cioè vediamo quali sono i diritti acquisiti, perché finora, se avete notato, vi ho parlato di diritto d'autore al singolare e non di diritti d'autore, e invece i diritti d'autore sono tanti, cioè la legge italiana ne prevede, guardate, almeno questi. Cioè, adesso lo so che vedete lo schema molto, molto piccolo, quindi non riuscite a leggere, cioè mi interessa farvi vedere il colpo d'occhio, poi vi faccio uno zoom sulle varie colonne, però sì, il colpo d'occhio è denso, il colpo d'occhio è uno schema pieno, pieno di diritti che hanno questa ramificazione. Ecco, la ramificazione è la parte più importante di questa slide, ovvero vedere che una prima dicotomia lì in alto è già tra diritti di tipo personale e diritti di tipo patrimoniale. E non è poco perché vuol dire già mettere a fuoco un concetto fondamentale del nostro ordinamento, del nostro diritto d'autore, secondo cui appunto il nostro diritto d'autore ha due anime, ha due vocazioni, possiamo dire. Una di carattere patrimoniale, cioè serve a permettere agli autori di remunerarsi grazie alla loro creatività, no? Cioè diventa un po' il diritto del lavoro dei creativi. Voi siete dei dipendenti pubblici, quindi il vostro diritto del lavoro sono le leggi sul pubblico impiego, lo statuto dei lavoratori, i contratti nazionali di lavoro, le linee guida ministeriali e via dicendo. Questo è il vostro diritto del lavoro. Però per uno che di lavoro scrive sceneggiature per il cinema o brani musicali per la pubblicità, il suo diritto al lavoro è questo, cioè sono i diritti che lui cede per contratto e grazie ai quali lui si fa pagare, si fa remunerare, si riesce a remunerare. Però il diritto d'autore italiano ha una vocazione anche, vedete, morale, no? I famosi cosiddetti diritti morali d'autore, che hanno una, vedete, sono diritti tipo personale, cioè legati strettamente alla persona, alla personalità creativa dell'autore. È una distinzione non da poco, perché appunto vedremo che essendo questi di tipo personale, questi non vengono mai ceduti, cioè l'autore non se ne libera, non può nemmeno scegliere di rinunciarvi, perché sono diritti della personalità e quindi per definizione rimangono legati alla sua personalità, anche dopo la sua morte, perché vengono esercitati dagli eredi.
Adesso quindi vediamo le tre colonne, cioè le tre, quelle sostanzialmente lasciamo fuori le ultime qua a destra, che sono, vabbè, riguardano dei casi, uno riguarda le banche dati, l'altro l'equo compenso, che è una cosa un po' a sé stante. Quindi guardiamo le tre colonne principali dello schema. I diritti morali ve li ho già un po' introdotti, e vedete, sono diritti inalienabili e inestinguibili, ecco la scocciatura più grossa, cioè il fatto che siano strettamente legati alla personalità, reputazione dell'autore, li rende inalienabili. Cioè li rende legati ovviamente a quella persona e non li può cedere, non troverete mai un contratto, una licenza, una cessione di diritti che ha dentro anche la parte dei diritti morali. Se la trovate, può essere, ogni tanto succede, vuol dire che quel contratto l'ha fatto uno che non ha studiato, che non ha fatto l'esame di diritto d'autore, probabilmente. E quindi ecco, primo livello di criticità. Secondo livello di criticità, sono inestinguibili. Vuol dire che non scadono mai, vuol dire che dopo la morte dell'autore vengono esercitati dagli eredi, e questo anche dopo i famosi 70 anni che normalmente invece cioè che rappresentano la scadenza invece per gli altri diritti, quelli di tipo patrimoniale. Quindi ancora oggi può succedere che, ad esempio, non so, gli eredi di Carducci, gli eredi di Giuseppe Verdi, gli eredi di Grazia Deledda, che esistono ancora perché sono persone non morte 10 secoli fa, possano farsi vivi, diciamo, esercitare un diritto di tipo morale a tutela della reputazione creativa del loro trisnonno, della loro trisnonna. Vedete, sono quelli che trovate qua a destra, sono quattro casi: il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, il diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore, il diritto di rivelarsi, di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore in caso di opera non a pseudonime, e il diritto anche di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali. Giusto una spiegazione veloce, non abbiamo tutto questo tempo per andare nel dettaglio, però insomma il primo si spiega da solo, no? Il diritto di rivendicare la paternità, cioè l'autore ha sempre la possibilità di chiedere che la sua opera venga legata al suo nome. E quando, cioè, il fatto che siano diritti non è da poco, vuol dire che hai un'azione, li puoi esercitare di fronte a un giudice, hai un'azione esperibile di fronte a un giudice. Il diritto di impedire modifiche che siano, questo forse è quello che entra in gioco più spesso, cioè quando ci sono modifiche che siano lesive per la reputazione dell'autore, che è un caso interessante perché vuol dire che anche oggi io non devo chiedere il permesso a nessuno, non devo pagare nulla se voglio suonare l'Aida o la Traviata di Giuseppe Verdi, però se nel farlo la storpio, ne cambio il testo, ne cambio il contesto, la rendo svilente per la reputazione creativa di Giuseppe Verdi, allora gli eredi possono chiedere che questa cosa non venga fatta e chiedere anche dei danni, quindi impedire e ovviamente ottenere il risarcimento del danno, visto che siamo squisitamente qua nell'ambito del diritto civile. Pensate al classico esempio, non so, un brano di musica classica, appunto, che viene utilizzato come inno di un partito neofascista, neonazista o razzista, e dove appunto vengono cambiate le parole per farlo sembrare un inno, no, da sfilata con il braccio alzato. Quindi questa cosa può in effetti non snaturare in modo eccessivo un'opera che invece era, come dire, magari parlava sì di patria, di valori come la patria, la nazione, tutto, ma di certo non con quelle tonalità, no? Quindi basta magari a volte cambiare qualche parola, aggiungere qualche parola, per far sembrare, per dare un senso diverso. Questa cosa va a toccare un diritto che appunto è morale, non di carattere patrimoniale. Il terzo punto è quello di diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore, anche se ha usato uno pseudonimo, oppure addirittura l'autore è sempre stato anonimo, quindi a casi di autori che magari per anni si sono firmati con un nominio, uno pseudonimo, e decidono, cambiano idea, decidono di rivelarsi, vedete come può dar fastidio questo diritto. Pensate ai casi del ghostwriter, di autori cioè, che le case editrici hanno pubblicato volutamente e
E proprio perché era una scelta strategica utilizzando uno pseudonimo, utilizzando l'anonimo direttamente, soprattutto i giornali, le riviste, no? La legge nostra prevede invece anche questa possibilità. Infine, c'è anche la possibilità di ritirare l'opera se emergono gravi ragioni morali. Cioè, possono emergere gravi ragioni morali anche dopo che sia stata pubblicata l'opera. Esempio classico è, non so, un libro autobiografico, un'autobiografia, non so, pensate all'autobiografia di un calciatore, di un cantante, di qualcuno, un personaggio famoso, che però dopo la pubblicazione del libro, diciamo, nel libro ha parlato magari della sua famiglia, di suo padre come grande modello di moralità e di ispirazione, e dopo la pubblicazione del libro invece il padre viene arrestato, diventa un noto, cioè si scopre che era un noto mafioso, che ne so, o pedofilo, non lo so, quindi situazioni particolarmente disdicevoli per cui l'autore del libro autobiografico ritiene che sia meglio farlo sparire perché insomma quel capitolo gli può costare la reputazione. Vedete, quindi in questo caso ritira l'opera dal commercio. Però vedete come sono diritti che non c'entrano nulla con l'aspetto patrimoniale, perché in effetti, soprattutto in quest'ultimo caso che vi ho citato, l'autore del romanzo autobiografico si fa del male perché ritira un'opera che in realtà venderebbe un sacco, cioè in quel momento probabilmente l'opera avrebbe un picco di vendite, ma lui lo fa per una questione morale, non per una questione patrimoniale. Anzi, addirittura la norma, l'articolo 142, che non vi ho messo tutto indietro perché è lungo, prevede che chi chiede, che l'autore che chiede questo ritiro si faccia carico anche delle spese, delle indennizzi gli editori, i distributori che poi si fanno il lavoraccio di andare a ritirare le copie. E quindi gli costa pure, cioè non solo non guadagna, gli costa pure. Ed è la conferma che il nostro diritto d'autore va oltre l'aspetto strettamente patrimoniale. Arriviamo invece poi a quelli davvero patrimoniali. Questi sono i diritti esclusivi di utilizzazione economica. Vengono chiamati tecnicamente così, ma poi nel gergo più comune vengono chiamati anche semplicemente diritti d'autore. Anche quelli prima sono diritti d'autore, cioè anche quelli morali sono comunque diritti d'autore perché sono dell'autore. Però, visto che, come abbiamo detto, non entrano in gioco nei contratti, nelle cessioni, via dicendo, poi nella vita comune del diritto d'autore sono questi quelli che entrano, che noi ci troviamo a dover gestire. Anche quando poi parleremo delle licenze Creative Commons, sono questi i diritti che le licenze Creative Commons licenziano, ok? Quindi guardateli perché ce li ritroveremo di là. Questi sono diritti esclusivi, come vedete, e vuol dire esclusivi vuol dire che creano un rapporto esclusivo, cioè solo un soggetto può avvantaggiarsi di questi diritti. Ecco in che senso creano un rapporto esclusivo, cioè ius ex excludendi alios il brocardo latino che si cita per spiegare il concetto di diritto esclusivo, cioè il diritto di poter escludere altri soggetti dallo sfruttamento, dall'esercizio di questo diritto. Di utilizzazione economica si spiega da solo, cioè hanno lo scopo di essere sfruttati economicamente, no? E questi infatti, come vedete, sono alienabili perché proprio per quello, no? Cioè, sono alienabili per essere sfruttati, cioè io faccio dei contratti, cedo questi diritti in cambio di una remunerazione economica. Questo è esattamente il loro lavoro. Sono scomponibili e indipendenti l'uno dall'altro, cioè vuol dire che li posso spezzettare, li posso cedere a blocchi o tutti, oppure tutti in un unico blocco, oppure anche a fette più piccole o a sottofette anche, cioè tipo questo, il diritto di tradurre l'opera, l'articolo 18, lo posso separare a seconda delle varie lingue, a seconda dei vari contesti nazionali, quindi faccio un contratto con una casa editrice per questo, un'agenzia di traduzione per l'altro, e quindi ovviamente più fette taglio, più gente mangia e quindi tendenzialmente c'è più guadagno. E questi hanno invece quella caratteristica che vi ho già preannunciato prima, che scadono a un certo punto, durano 70 anni dalla morte dell'ultimo autore. Dell'ultimo autore, ho sottolineato un'altra parentesi perché non sempre le opere si scrivono da soli, no? E quindi bisogna aspettare che siano morti tutti gli autori per contare i famosi 70 anni.
Allora, li vediamo brevemente, cioè sono il diritto di pubblicare l'opera, di riprodurre l'opera, cioè in realtà anche qua si spiegano da soli, il diritto di pubblicare non c'è granché da dire, di riprodurre vuol dire di fare copie, quindi di farne riproduzione, cioè copie delle opere. Il diritto di trascrivere l'opera, che è quello che vi dicevo prima, cioè lo sbobinare una mia lezione, ad esempio. Il diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera, cioè tutte quelle volte che c'è un'esecuzione in pubblico, è il diritto che si paga alla SIAE tutte le volte che organizziamo uno spettacolo, una serata di ballo, una serata di intrattenimento. Il diritto di comunicare al pubblico l'opera o di mettere a disposizione del pubblico. È il diritto, diciamo, relativo allo streaming, alle comunicazioni in diretta, alla filodiffusione via satellite e via dicendo. Diritto di distribuire l'opera. Il diritto di tradurre l'opera, e l'articolo 18 ne ha tre inseriti: il diritto di tradurre l'opera, di farne modifiche e elaborazioni, cioè di creare delle opere derivate, direbbero gli americani, il diritto di pubblicare le opere in raccolta, cioè il diritto appunto che non so, un mio saggio vada a finire in una raccolta di articoli, oppure che un mio brano musicale vada a finire in una compilation. Ecco, posso decidere o meno che questa cosa sia concessa. Infine c'è un articolo 18 bis che parla del diritto di noleggiare l'opera e di autorizzare il noleggio al prestito, quindi anche la possibilità di noleggiare o di mettere in prestito l'opera è una possibilità riservata agli autori. Ok? Vabbè, l'ultimo non ci interessa, il diritto di seguito sulle vendite di opere d'arte e manoscritti è un caso molto molto particolare, non ce ne occupiamo. Occhio perché qua c'è una terza colonna. Che solitamente è quella che crea problemi, nel senso che oltre ai diritti d'autore ci sono i diritti di altri soggetti che partecipano al processo creativo, ma non sono autori, quindi non si, cioè sono tenuti in una colonna separata, vedete, perché anche se si comportano in modo simile, perché sono anche loro diritti esclusivi, sono anche loro patrimoniali, però non appartengono ad autori, appartengono a soggetti che fanno un altro lavoro, che non è quello di creare le opere. Vedete, basta leggerli, quindi capite subito i primi, soprattutto il diritto del produttore fonografico, disco produttore, anche detto discografico, oppure del produttore cinematografico, il produttore, cioè il diritto dell'emittente radiofonica televisiva, oppure degli artisti, interpreti ed esecutori. Cioè, quindi questi sono soggetti imprenditoriali, cioè produttori che finanziano la realizzazione di una la fissazione, si dice tecnicamente, cioè l'incisione su un supporto di un brano musicale o di un'opera cinematografica, oppure che si occupano della trasmissione radiofonica e televisiva e che hanno dei diritti separati rispetto a quelli degli autori. E poi ci sono gli artisti, interpreti ed esecutori, che sono gli attori e i cantanti. Cioè i soggetti che interpretano, recitano, cantano opere di altri, no? Ed è la stragrande maggioranza in realtà, no? Noi quando andiamo al cinema a vedere un film, quanti di noi dicono vado a vedere, o sono andato a vedere l'ultimo con Leonardo DiCaprio, no? Quindi avete identificato il film con il suo attore principale, ma non avete usato l'autore, avete usato l'interprete. Quindi in realtà il film non è di Leonardo DiCaprio, è di, che ne so, del regista di Martin Scorsese, no? Che è invece più propriamente l'autore del film in quanto regista. Ci sono poi altri diritti, non riusciamo a vederli tutti, però in ambito scolastico forse interessano questi qua, diritti relativi alle edizioni critico-scientifiche di opere di pubblico dominio, cioè le varie edizioni critiche di, non so, di opere dello Zibaldone o dei sonetti di Foscolo, quindi dell'Odissea, cioè opere che ovviamente non hanno più diritto d'autore perché sono passati ampiamente i 70 anni dalla morte, ma ci sono dei diritti connessi di colui che ne occupa, si occupa del riordino e dell'aggiornamento delle note e via dicendo. Questo è interessante, diritto relativo al ritratto, cioè i diritti dei soggetti che prestano la loro immagine. Questo viene chiamato anche diritto d'immagine più comunemente, cioè non so, i fotomodelli, le fotomodelle e i testimonial della pubblicità, cioè coloro che si mettono in posa di fronte alla macchina fotografica e visto che ha la loro faccia molto molto riconoscibile, si fanno pagare esattamente per cedere questo diritto.
Quando vi dicevo perché questi pesano addirittura di più dei diritti d'autore, perché se ci fate caso, questi soggetti spesso sono quelli più pagati all'interno della produzione di un'opera creativa. Cioè, il film magari è una ciofeca, però c'è dentro appunto Leonardo DiCaprio che recita come attore principale e lui è probabilmente il soggetto più pagato lì dentro, rispetto al regista o addirittura allo sceneggiatore che a sua volta è autore o autore del libro, del film, no? Idem il discorso della pubblicità, no? Se io chiamo Cristiano Ronaldo a fare la foto della nuova scarpa della Nike, che lo pago una botta di soldi per mettersi in posa di fronte alla macchina fotografica, ma il vero autore della fotografia è un fotografo di cui quasi nessuno sa il nome, e non risulta indicato la sua fotografia, se non in casi eccezionali, e che è stato pagato magari dignitosamente, ma non quanto è stato pagato Ronaldo. Quindi vedete che in tutti questi casi non è detto che cioè pur chiamandosi connessi, non sono i fratelli minori né i fratelli poveri dei diritti d'autore. Però devo ricordarmi che, ce ne so, che ci sono anche questi, soprattutto quando faccio video, che, ecco, questo è un grande classico, faccio il video che va su YouTube con i miei studenti, non basta prendere un brano di musica classica. Molti, no, mi scrivono e mi dicono, guardi, ma YouTube mi ha tolto un video dicendo che c'era la musica sotto copyright, ma non mi torna perché ho usato un brano di musica classica e quindi il diritto d'autore è scaduto. Eh no, perché è scaduto il diritto d'autore sì in senso tecnico, in senso stretto, ma il diritto connesso del produttore c'è sicuramente e il diritto dell'interprete esecutore anche, perché se io ho preso il CD che avevo a casa con su la Callas che canta o Pavarotti, purtroppo. Le opere magari sono davvero in pubblico dominio, ma i diritti dei cantanti e del direttore d'orchestra e del produttore ci sono ancora. Quindi questo spesso è oggetto di equivoco. E immagino che adesso mi sia arrivata l'ansia, nel senso che arrivati a questo punto, in un video che ho pubblicato sulla mia pagina pochi giorni fa, una vostra collega mi ha scritto: Caspita, che ansia, non pensavo. Eh sì, perché in effetti, vista così la situazione. Insomma, è densa, non l'avevo detto, cioè, ci sono tanti diritti, quindi c'è molto più copyright di quello che voi normalmente pensavate. E in effetti